qui siamo nell'antico borgo fortificato di Calcata, dove si sono svolti eventi epocali che da 1200 anni condizionano la vita sociale mondiale. Tant'è vero che questo, vedi, questo è un è un'antica statua del Homo Calcatensis. Bene, bene. Beh, bisogna dire che qui si sono svolti degli efferrati episodi. Oltre ad avere una natura praticamente incontaminata a disposizione, qui c'era anche gente molto incazzata col regime. Sì. È molto incontaminata, oltretutto, gente vera. Gente che ammazzava gli imperatori come sì, niente fosse. Come niente fosse. Ha detto per inciso, però dobbiamo dire la verità, questi imperatori è vero che erano un po' millantatori. Da una parte erano millantatori, poi andavano in giro con un massimo di 10-15 guardie, capito? Ma perché pensavano di essere nel loro impero e che nessuno li toccasse. Era facile farli fuori, non come il Papa, che invece quando si muoveva c'era qualche centinaio di persone attente che non succedesse qualcosa. Perché era lì la differenza sostanziale. Un imperatore era comunque un imperatore ricordiamo che in realtà un papa era esattamente come l'imperatore, perché dal loro modo di pensare avevano la tutela di tutta l'umanità e quindi gestivano il loro potere temporale esattamente come avrebbe vestito un politicante di qualunque altro genere. Gestivano ancora adesso. Tant'è vero che lo facciamo vedere ai nostri amici, eccolo qui. Bello, il sovversivo. Se questo è un sovversivo, io sono una lumaca. Leggilo. Le leggo, sì. Immigrazione, lo ius solis, il globalismo, il pensiero debole, Scalfari e l'Abonino. Papa Francesco è ormai di fatto il nuovo punto di riferimento culturale della sinistra. È logico che la sinistra, non avendo più nessun santo in paradiso, si accontenta del Papa. D'altronde, come io ho sempre sostenuto. Bella questa, Non c'hanno più santo in paradiso, si accontenta del Papa. Che è un santo al cesso. Allora, come io ho sempre sostenuto, il catto comunismo è in realtà la nuova formulazione del potere clericale. Tant'è vero che, appunto, ho il piacere di farvi vedere questa rivista, che è facile trovare anche nelle edicole, dove obiettivamente si dicono le cose che io ho sempre sostenuto e continuo a sostenere su Facebook, ok? Ecco, questa è la cosa che noi sosteniamo da sempre. Che noi, sì, no, io siccome adesso continuo a ripetere questa mia tiritera quasi tutti i giorni su Facebook, allora ecco che lo dicevo. Per il resto noi abbiamo sempre sostenuto questa posizione, che è vincente oggi, perché abbiamo capito tutti chi è Renzi, di chi è figlio Renzi e che cosa da quale ordine sociale, quale matrice, esatto. Da quale ordine intellettuale e scuola e tipo di studi escono fuori tutti. Chiaro. Dal Sant'Anna, sì. dal Santa Genoveffa, Santa Genoveffa, Santa Geremiade, dai. Quello di cui era preside quel testo, sì, di Cazzo di Monti, sì. La Bocconi, il somarificio professionale, la Boccioni nel senso dei bocciatori, sì. E poi la Nicolò Cusanno, quella della tua ex scuola, come che adesso l'hanno trasformata in università, come cazzo si chiama adesso? Ah no, non è la mia ex scuola, no. Lì, in quella mia ex scuola, si è insediata, ha trovato sede, questa ha preso in affitto dei locali. Una Come si chiama? Che è la università, mi pare, internazionale di Malta. Ma è bravissimo. L'università di Malta. Bravissimo. Con come presidente un noto esponente della Camorra. Detto questo, io vorrei concludere, perché delle tante cose che dovevamo dire, meglio che. Vorrei concludere con una lettura significativa dell'ultimo numero. Sull'ultimo numero del quotidiano La Verità, uno splendido articolo di Giampaolo Pansa, che è uno che sa quello che scrive e oltretutto sa molte cose. No, scrive quello che sa, non scrive di cazzate che non sa, come la maggior parte dei giornalisti attuali. È un mio coetaneo e quindi è uno che può
parlare liberamente, lo ha sempre fatto, però era anche un po' condizionato dalle testate sulle quali scriveva. Adesso invece è libero di scrivere quello che vuole, e siccome questo è molto interessante, vorrei leggere una piccola parte del giudizio di Vito Ciancimino sulla situazione reale italiana del potere in Italia. Ah, la cosa interessante che mi ha colpito è che Vito Ciancimino dichiara, dice, durante una chiacchierata, con delle tante chiacchierate con Pansa: dottore Pansa, non dimentichi mai che sono il figlio di un barbiere di Corleone. Stia attento, non ho nessun latifondo da conservare, dunque la sorprenderò sempre. Non deve salvare il latifondo, però deve salvare la memoria del padre, direi, no? Allora, può uno, essendo il figlio del barbiere, non di Siviglia, ma di Corleone... Ma guarda, tu prendi in giro, ma uno dei capisaldi della vita sociale in qualunque tipo di dimensione urbanistica fino a metà degli anni 50 erano il medico condotto, il farmacista, il maresciallo e il barbiere. Oltre al prete, fuori, ovviamente. Fuori, il prete era il primo di tutti, ovviamente. Fuori discussione. Quindi era uno dei cinque capisaldi di qualunque... contro sole, sarebbe meglio che ci spostiamo dall'altra parte. Allora, è fuori discussione, ma quello che volevo dire, c'è barbiere e barbiere, perché c'è il barbiere di una cittadina del nord e c'è il barbiere di Corleone, se mi permetti, perché dal barbiere di Corleone, e ti ricordo che è il buon Scelba, il ministro dell'interno Scelba... Quello che fece la legge anti-sommosse... Ah, sì, no, quella ti ha fatto troppe delle leggi Scelba. Antisommossa. Ne ha fatte anche una che sembrava contro il movimento sociale, ma in realtà era a favore del movimento sociale, perché copriva il movimento sociale dall'eventuale nascita di un movimento alternativo realmente fascista, fascista, alternativa al movimento sociale. Allora, primo punto, il barbiere di Corleone. Se le cose non le sa il figlio del barbiere di Corleone, vorrei sapere chi le sa. Il prete. Boh, dipende se è il prete. Se era uno di quei preti della mafia siculo-americana, che sono fratelli, cugini, in un modo o l'altro imparentati con i grandi boss della mafia, allora sì. Ma probabilmente, avendo a portata di mano il confessore vero, che è il barbiere. Oh, ti ricordi quel bellissimo film con Alberto Sordi che lo mandano a assassinare una persona? Sì, me lo ricordo vagamente. Uno dei film più belli. Lo prendono quello che faceva l'operaio o il capo operaio. Portano in Sicilia, lo caricano di nascosto su un aereo, lo scaricano a New York senza nemmeno... Sì. E poi gli dicono: devi andare di qua, devi andare di là, e dove arriva? Arriva di fronte a una barberia dove il barbiere, che sta tagliando la barba o i capelli al solito boss col sigaro in bocca, appena lo vede, gira la sedia, e Alberto Sordi, con tre o quattro colpi di pistola che poi butta, poi scappa, lo riprendono e torna a casa, e lui è completamente sconvolto, no? Sì, perché non sapeva quello che doveva fare, non avrebbe mai immaginato che doveva fare questo, e torna a casa, dove è obiettivamente una persona, diciamo così, che lavorava in una fabbrica con un'attività di responsabilità, capolinea, capo officina, eccetera, che si trova sbalzato in una realtà che è più reale di quella della fabbrica. Comunque, voglio ricordarlo. Sì, me lo ricordo. Allora, no, anche perché tutti i film della mafia, se tu li vai bene a vedere, hanno una parte che si svolgono dal barbiere. Io non ho presente un film sulla mafia dove non ci sia di mezzo anche il barbiere. Poi mi ricordo un film di Bob Hope, te lo ricordi tu? Monsieur Beaucaire. Mi piaceva, era divertente. Era uno dei pochi che facevano ridere.
Messie Bocquerco. È passato nel dimenticatoio, sì. Ma era uno bravissimo tipo Chaplin. Un uomo di grandissimo successo. In America è stato un divo assoluto. Come Alberto Sordi da noi. Sì. Allora, vorrei leggere appunto alcune considerazioni di Vito Ciancimino a Giampaolo Pansa, che sono indicative anche del fatto che noi siamo perfettamente d'accordo con Giampaolo Pansa, perché qui ci sono veramente espressi dei concetti che noi condividiamo al massimo. Ciancimino aveva 68 anni e una vitalità mostruosa, una molla compressa, scattante, mobilissimo, grinta da vero capo che sa tutto, ha letto tutto, ha molte domande da fare e altrettante verità da proclamare. Mi disse subito che stava scrivendo un libro di memorie. Un suo collega, Lino Iannuzzi, mi ha detto che non deve essere più lungo di 200 pagine. Ma io sono già a più di 300 e non posso fermarmi. Volevo interrompere di scriverlo il giorno che hanno ucciso il giudice Giovanni Falcone. Poi ho deciso di continuarlo quando ho sentito un'autorità dire in una chiesa di Palermo che chi aveva criticato Falcone non aveva più diritto di parola. Minchia, mi sono incazzato e ho deciso di continuare. Don Vito teneva in mano il mio ultimo libro, Il Regime, tutto sottolineato. Mi disse, lei scrive di un deputato democristiano di Milano che ha comprato i voti da Comunione e Liberazione. Guarda, guarda che novità. Sì, ma solo che Comunione e Liberazione non vendeva i voti, imponeva, era leggermente diverso, condizionava. Alla piccola e media impresa gli faceva fare quello che voleva. Esattamente. E ancora glielo fa fare. Certo. Come ricordo sempre quel manifesto che all'epoca di uno scontro abbastanza duro tra le cooperative di Comunione e Liberazione all'Università di Roma. E Compagnia delle Opere. Le cooperative del Partito Comunista, c'era una scritta in grande nell'università, come ci ricorderò sempre, vi dite figli di Maria ma siete pagati dalla CIA. me la ricordo questa frase. Allora, voglio sapere chi è, l'ho convocata per questo, dottore Pansa, gli replicai ridendo, non mi presenti richieste assurde, ma visto che mi ha fatto venire da lei, perché non facciamo quattro chiacchiere, tutte in privato ovviamente. Lui acconsentì. Partiamo dal suo libro, Il Regime. Lo schema è giusto, ma lei sbaglia a identificare un pericolo autoritario in Francesco Cossiga. Lui non ha mai contato niente e quindi non può essere un rischio. I pericolosi sono quelli... Io mi domandavo cosa insegnava ai suoi allievi sto stronzo di Cossiga. No, ma ci vuole niente. Ci vuole niente a fare un certo insegnamento, se te lo danno complementare. Ci vai una volta al mese, giusto per avere il titolo, dai. Ma anche Aldo Moro. Aldo Moro insegnava a scienze politiche. Sì, ma Aldo Moro c'aveva un substrato culturale che era enorme. Sì, ma non ci andava mai. Sì, no, è chiaro, questo è vero. Magari aveva qualche, come dire, qualche allievo con voglia di fare carriera in un certo modo, che affidava a Moro l'incarico di sostenerlo per una tesi di laurea, ma insomma. Lui non ha mai contato niente, quindi non può essere un rischio. I pericolosi sono quelli che lei chiama i padroni d'Italia, Giulio Andreotti e Bettino Craxi. Loro avevano il disegno di prendersi tutto. Poi è arrivato il ciclone di Mani Pulite, con Umberto Bossi, Leoluca Orlando e il giudice Antonio Di Pietro. Quindi i beneficiari di Mani Pulite sono scritti qui: Umberto Bossi, mio caro amico, compagno di scuola, assoldato dai servizi segreti all'età di 17 anni. Esatto, ma quello è quello. È infiltrato da costoro dentro la mia scuola per controllare, verificare, censurare.
segnalare. Allora, Di Pietro è quello che ci ha messo la faccia, appare di più, però è interessante tenere presente che uno dei beneficiari è stato Umberto Bossi, non a caso oggi messo abbastanza in disparte. Ma prima di loro ci sono stati due delitti, Salvo Lima e Falcone. Chi li ha accoppati si è opposto in qualche modo al progetto dei due padroni d'Italia. Per quanto riguarda Bettino Craxi, fai vedere questo libro, noi leggeremo alcune cose per capire esattamente qual era il progetto, che era sicuramente un progetto indipendentista. E continuò, Salvo Lima era un vero capo, equilibrato e sempre più cauto. La sua corrente andreottiana era un blocco stabile poiché soltanto lui comandava. Lima è stato ucciso per colpire Andreotti. Questo fu detto subito, a dir la verità. Ma chi l'ha ucciso? Don Vito si strinse nelle spalle. Salvo non si guardava, si sentiva in pace con tutti. Chiunque poteva ucciderlo, però la decisione di sopprimerlo non poteva essere presa da chiunque. E arriviamo a Falcone. Secondo Don Vito, non era un magistrato, ma un uomo di potere. Super intelligente, furbissimo, sapeva tutto di tutti. Se fosse stato un giudice, non si sarebbe fermato a me e ai cugini Salvo, ma sarebbe andato avanti. Falcone voleva il potere e si era trasferito a Roma per conquistarlo. Se la superprocura si fosse realizzata, Falcone diventava davvero il padrone d'Italia, il padrone di tutti i giudici, in coppia con Andreotti e Craxi. Chi lo ha ucciso sapeva tutto questo, è stato un delitto preventivo, fatto da chi? Non dalla mafia. Forse la mano d'opera può essere stata mafiosa, ma il cervello no. E qui voglio ricordare un altro caso che è contingente, lo strano caso di uno che oggi è il capo dell'antimafia e che, vedi caso, è di Palermo. Laddove in Sicilia le elezioni sono state vinte da uno di Catania. Ecco, allora ricordiamoci bene queste cose, questa è la vera realtà della Sicilia, quindi Berlusca, PD, Crocetta, corollari. Sono veramente corollari. Falcone mi ha martirizzato. Aspetta, sì. Continua Vito Ciancimino. Aspetta, adesso arrivate. Arrivano. Grazie, prego, scusi, tornerò. Arrivano le suffragette. Dai, cominciamo con gli abbracci, che qua sennò passa il tempo e non facciamo niente. Abbracciate la macchina. Fammi finire qua, vai. Allora, continua Vito Ciancimino. Falcone mi ha martirizzato, ha fatto di me un capro espiatorio. Paolo Borsellino non valeva un'unghia di Falcone. D'altronde, diciamoci francamente, uno che dopo l'omicidio di Falcone non si tutela e si fa uccidere in quella maniera, facendo morire con lui cinque poveri ragazzi giovanissimi, questo è grave. È da coglione. Come minimo. Giuseppe Ayala, intelligente ma debole, non aveva la forza per essere un protagonista. Leo Luca Orlando, Don Vito replica con una mitragliata di parolacce. Padre Ennio Pintacuda è fuori da tutti i giochi, non sa niente. È sicuro, non è Pintacuda quello che contava lì. Era semmai il suo patron, quello che partendo da Roma si era recato in Sicilia. E sappiamo chi è. No, ma dillo. È il solito gesuite, come vogliamo dire, ex direttore della grande rivista Gesuita, La Civiltà Cattolica, e giustamente, essendo direttore
della civiltà cattolica non può che andare nel pieno della cattolicità, cioè in Sicilia. Pare giusto? Lì. Lì, se non sei parente di cardinale, di vescovo, che era quello che, di cui ho fatto di recente un'altra chiacchierata, che risultava avere due monsignori, cardinali, no, vescovi, due cugini vescovi e un fratello frate. Ma, non mi ricordo. Ma di quelli tosti della mafia, ma di quelli tosti tosti. Non mi viene. Stamattina sono giù. Padre, il mio pintacudo l'ho detto. Come si chiamava il direttore? No, Borgese, un nome così. Non mi ricordo. Vabbè, niente. Comunque, stamattina sono proprio giù. Ex direttore. Civiltà cattolica. Di Civiltà cattolica. E dico tutto. Gesuita. Antonino Caponnetto non contava nulla, attenzione, Antonino Caponnetto, si è capito subito, non contava nulla. Come imposimato, guarda. Il vero capo dell'ufficio istruzione è sempre stato Falcone. Tommaso Buscetta, il primo pentito di mafia, gli hanno messo in bocca quello che volevano, questo si è capito immediatamente, era soltanto un soldato, mai un capo, questo è fuori discussione, se no non stava in galera. Come poteva sapere tutte quelle cose? Parliamo dell'Italia, è un palazzo che ha per fondamenta le tangenti e prima o poi crollerà. L'inchiesta di Milano è una minchiata dal momento che è così dappertutto. Ci saranno altri delitti eccellenti dopo Lima e Falcone? Don Vito stringe i denti e guarda nel vuoto, poi ringhia, e chi può dirlo? Certo, ai due padroni d'Italia gli hanno tagliato le dita, però il futuro sta in tasca al Padre Eterno. Domanda a Ciancimino. Lei ha paura di essere ucciso? Don Vito si fa livido e rimane in silenzio. Poi mi risponde. Io non posso stare a Palermo, dunque sto qui, nel centro di Roma. Ma non sono protetto. Come ci è entrato lei, può entrarci chiunque, però io non ho paura di morire. Ho paura di fare una brutta morte, di morire male. Ma se decidono di uccidermi, manderanno qualcuno così bravo che non me ne accorgerò nemmeno. Così dice il figlio del barbiere, non di Siviglia, ma di Corleone. Allora voglio ricordare una battuta molto importante, la famosa siesta di Corleone. Tu sai qual era, fu la siesta di Corleone? No. Stava il fatto che Corleone... Io mi ricordo la cattedrale di Corleone, no, che è bellissima, bellissima. Ci sono stato, è veramente un edificio di arte normanna bellissimo. Non a caso, per quello che sto a dire io. Nel 1860 Corleone era pieno di bordelli, quindi giustamente... Andavano a pentirsi. Giustamente. Da bravi e fedeli. I garibaldini... Fottero. Fotterono, esattamente. Come si dice? Fottero o fotterono? Fottirono, diciamo. Allora, i garibaldini, stanchi di un lungo camminare e di un lungo guerreggiare, figura, 17 morti a Calatafimi, si fermarono quel tempo sufficiente per accontentare le fanciulle del luogo. Del bordellino. No, c'erano più di uno. Dei bordellini. E quella è stata chiamata e è rimasta nella storia la siesta. Come, la siesta di Corleone. Ah, come gli ozzi? Sì, esattamente. Di Annibale. Esattamente. dunque. Ma qual è il politico che lei ha stimato di più? Ciancimino non ha esitazioni. E qui veniamo alla conclusione. Risposta: Pier Santi Mattarella. L'hanno ucciso perché, senza che lui se ne avvedesse, stava diventando troppo importante con troppo potere. Ma guarda, non lo e sapeva. E poi era leale. Non lo sapeva. E poi era leale. Se gli mandavo qualcuno dicendo quello è un mio amico, lui non ti fregava. Era pulito, onesto, corretto. Era uno dei loro. Era un amico suo. In Sicilia non è facile esserlo.
forse è più facile. Comunque, va detto per onore del vero che le cosche siciliane quasi sempre, tranne i brevi periodi che si combattono, sono tutte apparentate, tutte d'accordo nella spartizione delle opere pubbliche, degli appalti. Ma quando mai è successo nella storia d'Italia? Perché parliamo di un esempio tipico, non so, Federico II, per non aver voluto fare certi accordi. E l'hanno fatto fuori. L'hanno fatto fuori figli e nipoti. Ma adesso basta, sono stanco, ho 68 anni. Quanti ne ha lei, dottore Pansa? 57, è un ragazzo. Ci dia dentro con il lavoro e non dimentichi di scopare. Giusto, bravissimo. Grande insegnamento. Per quanto ne so, Don Vito non ritornò più a vivere in Palermo. Morì nel suo letto a Roma il 19 novembre 2002, cioè l'altro ieri, all'età di 78 anni. Nessuno era stato nessuno era stato mandato a ucciderlo. La vecchia mafia sapeva distinguere tra gli uomini come Ciancimino e i quacquaraquà. E dopodiché, cari amici, vi saluto, perché questa è una delle più belle, dei più lezioni di vita. Esatto, è uno dei più belli articoli di questo grande scrittore, che è sempre stato Giampaolo Pansa. È stato attaccato per aver detto la verità molte volte negli ultimi anni. Certamente, destino. Quindi è il destino di chi scrive, comunque. No, di chi scrive la verità, la verità prima o poi a qualcuno fa male, sì. Non a tutti, ma a qualcuno fa molto male. Certamente. Sempre, so long. Certo.